Lei conosceva anche Nesi Lorenzo, mi sembra. Come? Nesi lo conosce? Sì. Quando l'ha visto l'ultima volta? Gli è poco, parecchio tempo fa. Dove l'ha visto? Non l'ho visto quando ero in carcere. Lì all'ospedale dove ora è venuto? Vanni? No, non l'ho visto mai più. Al carcere è venuto invece. Ma avete parlato? Qualche discorso si è fatto. E che tipo? Ha parlato così delle vostre cose, sue del Nesi, perché siete amici? No, siamo amici. È venuto una volta, più volte? Sì. Allora si ricorda di cosa avete parlato? Non me lo ricordo. Ma il Nesi ha voluto parlare anche dei fatti che erano venuti a San Casciano, di tutti quei morti? Sì. E lei che cosa gli ha detto? Nulla gli ho detto io. Ma quando Nesi le faceva le domande, lei capiva o stava male? Capivo, capivo. Stava bene? Sì, allora sì. Come stava oggi? Stava meglio o peggio? Insomma, stava bene. Ma siete, dopo il carcere, rimasti amici? Si capisce. E che cosa gli chiedeva? Che si è parlato? Delle nostre cose, dell'amicizia. Ma di questi fatti? Che sono avvenuti a San Casciano? Sì, siamo. Giudice, noi stiamo per ricostruire le vicende con sincerità, capito? Bravo, bravo, rispondeva Vanni. PM. Ma quando Nesi è venuto da lei, Pacciani era già morto o era ancora vivo? L'era vivo, l'era vivo! È sicuro. E cosa voleva sapere da Pacciani? Cosa gli chiedeva? Ma gli ha chiesto se il Pacciani aveva una pistola, gli ha chiesto il Nesi? Ma io non lo so. Lei non lo sa. Ma il Nesi gliel'ha chiesto? Ma me l'ha chiesto, non lo so. Lei ricorda cosa ha risposto? Cosa ha risposto a lei? Ma io non lo so. Non lo sa. Tanto non importa continuare. Tanto gli è tempo perso. Questo sarebbe il Vanni a dirlo. Diceva il pubblico ministero. Tanto c'è una registrazione, del vostro colloquio. Lei dice al Nesi che il Pacciani aveva due pistole che andava nel bosco. Vanni, no, io non lo so. Io gli ho detto questo affare qui. Io non gli ho detto questo affare qui. Non l'ha detto. No. Non lo ricorda. Non lo ricordo, no. Ma per caso il Nesi le ha chiesto chi era che faceva gli omicidi ai danni di quelle coppie? Sì, gliel'ha chiesto, gliene ha parlato? Ho parlato, ma non me lo ricordo. Che vuole? Gli è passato parecchio tempo. E perché gli ha parlato di un negro? A proposito di cosa? Ma non mi ricordo. Gliel'ha detto che questo negro si chiamava Ulisse? Sì. Gliel'ha detto lei al Nesi? Sì. E chi è questo? Lo sapeva anche lui. Lo sapeva anche il Nesi? Ma si capisce. Cioè, mi spieghi che cosa sapeva il Nesi di questo Ulisse? Ma chi era questo Ulisse? Non lo so. Però se lo sapeva chi era questo negro di cui parlavate, ma perché avete parlato di questo negro di cui il Nesi lo sapeva anche lui? Siamo amici, se eravamo amici. Voi eravate amici di questo negro? No, volevo dire del Nesi. Ah, Vanni, oh via! E chi era questo negro? Se era amico, lei lo ha mai visto? Chi? L'ha mai visto questo negro? No. E dove l'ha visto? Io non l'ho visto. Io non l'ho visto. Prima ha detto di sì. No. E poi, diceva l'avvocato Filastò, ha detto di no. Giudice interveniva. Allora le ha chiesto il PM se avete parlato di un negro a nome Ulisse. Sì. Giudice, una persona. E le ha chiesto se lei lo ha mai visto questo Ulisse. Io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Perché, PM, ma cosa faceva questo negro? Ma non lo so. Però lei in questa registrazione che si era fatta nel carcere ha detto al Nesi che era questo nero che ammazzava le coppie. Ha capito? Sì, ho capito. Gliel'ha detto lei al Nesi? Sì. Perché gli ha detto così? Ma lei lo sa cosa faceva questo negro e chi era? Questo negro, lei sa se è vivo o morto? È morto. Allora lo sa. E come sa che questo negro è morto? Ma dalla televisione.
Ma alla televisione parlavano di tanti negri e di tanti bianchi che muoiono. Sì. Perché ha parlato di questo? Non lo so. Non lo sa. Non lo sa e non lo sa. Sì, perché avete parlato di questo? Ma così, mentre si parlava insieme. A proposito di che cosa? Di quei morti? Sì. Dice, gli aveva morto un monte di persone. PM, chi lo diceva? La televisione. Ah, ecco. Mica io. PM, e la televisione diceva anche il nome. Vanni, sì. PM, e dove è morto? Lei lo sa dove è morto? Ma. PM, com'è morto? Non lo so. Controesame dell'avvocato Zanobini, difensore Calamandrei. A domanda, si sente bene in questo momento? La risposta era sempre la solita. Sì, bravo. Che attività faceva prima di andare in pensione? Il postino. Per quanti anni ha fatto il postino? Sei. Solo 6 anni? Vanni, 6 anni. Il Vanni cominciava a cantare con Faccetta Nera, che già allora si avvicina, e concludeva con Viva il Duce. Poi, parlando delle cene di tutti i paesani, a pagina 103 indicava tutti i nominativi suggeriti dal difensore. 113 a domanda. Senta Vanni, e il Pacini e Lotti ha detto che li ha visti anche insieme al Calamandrei, va bene? Sì. Dove li ha visti? In farmacia. Siamo andati insieme. Ah, perché siete andati insieme, Vanni? Mo. E dov'è che facevate per incontrarvi? In piazza Pierozzi, Zanobini. Ma lei andava a prendere le medicine. Andava sempre insieme al Pacciani e all'Otti, andava anche da solo. No, io andavo da me. E vi siete trovati insieme? Sì. Via Machiavelli. Ah, in via Machiavelli. Avvocato Zanobini. Vi siete trovati insieme lì e anche poi a prendere le medicine? Sì. Zanobini. Lei, Vanni e Lotti? Sì. Quindi, a domanda se conoscessero anche l'altra farmacia Parrini, Vanni diceva sì. E se conoscesse anche lui, il farmacista Vanni? Sì, eravamo amici. E a domanda, Vanni, ma per lei cosa vuol dire essere amico? Ma siamo paesani. La capisce la domanda? Risposta, siamo paesani. Quindi per lei essere paesani e conoscersi vuol dire essere amici. Sì, bravo, Zanobini. E quindi a San Casciano, quanti amici lei aveva? Parecchi. Ma lei conosceva anche il sindaco? Rispondeva Vanni. Sì, Ciappetti. Era amico anche del sindaco? Sì, ero amico anche dei comunisti. Senta, si è trovato qualche volta al bar col sindaco a bere? Sì, anche al bar, eh? Zanobini. Con il sindaco? Vanni. A voglia. Il sindaco Ciappetti al Bar Italia, o se no nel piazzone. Allora ascolti, non si può dire che lei con i Calamandrei aveva un'amicizia particolare e diversa da quella che aveva con gli altri paesani? Sì, era amico, Zanobini. Come con gli altri paesani? Sì. Senta, lei dice una cosa, io ho capito quando la interroga il signor Canessa, come dice lei. Faceva Vanni. A proposito di questo Ulisse, che lei ha detto, sì, ne abbiamo parlato. Ma lo sapeva anche lui, cioè vuol dire il Nesi? Sì, Zanobini. Quindi avete? Il Nesi le ha parlato di questo Ulisse anche a lei? Vanni. Sì, Zanobini. Prima che lei ne parlasse al Nesi? Sì, prima che ne parlasse al Nesi, Zanobini. E quando? Parecchio tempo fa. Cioè, quando veniva a trovarla in carcere? Vanni. Sì, bravo, Zanobini. E che cosa le diceva il Nesi di questo negro, di questo Ulisse? Ma che diceva? L'aveva sentito dire alla televisione. Zanobini, anche lui? Senta, e poi a proposito di questo Ulisse, lei a un certo momento dice che questo negro ha ammazzato tutti e 16 lui, vero? E poi hanno trovato la pistola, se la ricorda? L'hanno trovata di certo. Zanobini, a proposito di questo Ulisse, ad un certo momento lei dice che questo negro ha ammazzato tutti e poi hanno trovato la pistola, se lo ricorda? L'hanno trovata di certo. La pistola. Vanni, alla televisione si è saputo. Dice una lettera ogni cosa e poi lei dice che questa roba l'ha presa il giudice. E lui rispondeva: sì, Vanni, le ha prese il procuratore. Zanobini, e chi era questo procuratore? Vanni, ma non lo so. E lei dove l'ha sentito di questo procuratore che ha preso questa roba? Ehi, che gli ho da dire? Non lo so. Però si ricorda di averlo detto, ma di certo. Quello che conta, dice lei, chi è il procuratore che conta? Come? Lei dice che le ha prese il procuratore, quello che conta. Chi è il procuratore? Vanni, non lo so. Non lo so.
Però si ricorda di averglielo detto al Nesi? Sì. Interviene il giudice. Gli ripeta questa domanda per verificare se ha capito bene. Vanni. L'ha presa il procuratore. E chi è per lei? Lui diceva, non lo so. E poi, ma si ricorda di averlo detto? Oppure non se lo ricorda? Vanni, ma certo. Poi si proseguiva e Vanni continuava a dire che andava in farmacia a prendere le medicine, ripetendo ancora che il Pacciani e il Vanni erano amici non solo del Calamandrei, ma di tanti altri paesani. Poi a domanda, lei conosce Don Polidori? Vanni, sì. Zanobini, è stato in casa anche di lui? Sì, anche lì siamo amici. Eravate amici anche di tutti quei paesani che venivano a cena insieme a lei? Sì. Sì, anche lì, anche lì. Zanobini, e com'è che fissavate? Si fissava in piazza e si andava, poi si decideva lì per lì. Zanobini, ed eravate amici anche con quelli che gli stavano, che gestivano questi bar? Sì, amici, siamo amici, perché no? Come eravate amici con i Calamandrei? Vanni, sì, bravo. Zanobini, senta Vanni, lei andava in chiesa? Sì, andavo in chiesa. Alla messa? Sono andato sempre alla messa. Lo conosceva il prete? Sì, Don Polidori. Era amico anche di lui o andava soltanto alla messa? Sì, andavo alla messa io. Era amico anche di Don Polidori lei? Sì, lo conoscevo bene. Lo conosceva bene? Sì, a voglia. Zanobini. E ci parlava anche quando non era in sagrestia, quando non andavate in chiesa? Sì, ci parlavo. Zanobini. Anche nella piazza? Vanni. Lo stesso, a voglia. È stato a volte anche a casa di Don Polidori? Vanni. E c'è stato anche a casa di Don Polidori? Sì. Com'è la casa di Don Polidori? Grande, più bella della mia. Conosce bene anche quella. Senta, che è stato anche a casa del sindaco Ciappetti? Sì, sono stato. E com'è anche quella? Era amico. E quando andavate a casa di Don Polidori, di che parlavate? Si parlava delle nostre cose. Può darsi che abbiate parlato delle vostre cose? Sì, ma. Vanni riferiva che anche quando andava a casa di Don Polidori e del sindaco Ciappetti parlavano delle loro cose, come con il Calamandrei. Siamo amici, siamo paesani. Di che cosa parlava col sindaco Ciappetti? Ma lui è comunista. Zanobini spesso dice: Senta, quando dice appunto anche con il Calamandrei si parlava delle nostre cose, no? Ma delle vostre cose ne parlavate soltanto col Calamandrei? O ne parlava anche con gli altri amici? Danni, anche con il Calamandrei. Ma anche con il Ciappetti? Sì, a voglia. Zanobini, e anche con tutti quegli altri amici? Sì. Quindi delle vostre cose non ne parlavate soltanto con il Calamandrei? Sì. Si può dire questo? Gliela ripeto piano piano. Delle vostre cose non ne parlavate soltanto lei e il Calamandrei? Sì. Ne ha parlato anche con quegli altri amici? Sì. Zanobini, non avevo capito bene. Filastò, ha detto sì. Zanobini, quindi per esempio anche con il dottor Mancini, con il dottor Biagiotti, con il Torricelli, sempre delle vostre cose parlavate. Vanni, era amico, era amico. Vanni diceva che quando andava a casa di Don Polidori e del sindaco, anche loro gli offrivano un bicchiere di vino e caffè, come il Calamandrei. E a domanda, quando andava in casa del sindaco, no? Vanni, sì. Zanobini, che gli offriva anche lui un bicchiere di vino? Sì, a voglia. Per caso glielo offriva anche Don Polidori? Sì. E quando andavate a casa del sindaco, dov'è che stavate a parlare delle vostre cose? In salotto? Dove? Sì, in casa, in casa. Quante stanze c'ha la casa del sindaco? Parecchie. Era grande. E quanti salotti c'aveva quella del sindaco? Ma un paio. La conosce bene anche la casa del sindaco? Sì. E quando andavate a casa di Don Polidori, dove stavate a parlare? In salotto? Sì. Quello della canonica? Anche quella grande. Senta, e a casa del Ciappetti ogni quanto ci andava? Di quando in quando? Ogni quanto? Ogni tanto. E a casa di Don Polidori? Sì, uguale. Uguale ogni tanto. Ogni tanto. Come a casa del Calamandrei? A voglia. A voglia vuol dire forse di più da loro che dal Calamandrei? E quanto è durata l'amicizia con il Ciappetti, con il sindaco? Per sempre. E quella del Calamandrei invece? Uguale. Cosa vuol dire poi tanto tempo per il Calamandrei? Andavo a pigliare medicine. Poi Vanni parlava delle lettere scritte a tutti i paesani. Controesame dell'avvocato Pellegrini, difensore di una delle parti offese, cioè Arontini. Gliel'ha presentato lei il Pacciani al Calamandrei? No, io non ho presentato nulla. Ecco, quando cominciò ad abitare a Mercatale, com'è che diventò amico del Calamandrei Pacciani? Vanni, mo'.
Pellegrini, senta, a queste cene c'era anche questo omone nero di cui si è parlato, Vanni? Ma no, mai, non l'ho mai visto. Alle cene non c'era nessuno di fuori. Erano circa una ventina, anche di più, tutti paesani, tutti di paese, anche più di 20, a voglia. Controesame dell'avvocato Vieri Adriani, difensore, sappiamo, dei francesi. Vorrei mostrare al testimone una fotografia che è allegata al verbale di sommarie informazioni della signora Ghiribelli e chiedere se riconosce in questa fotografia una delle persone che frequentavano queste cene. Vanni rispondeva: sì. Il Vanni non aveva capito, detta fotografia era allegata all'interrogatorio della Ghiribelli. Filastrogli diceva: si ricorda della Ghiribelli? Sì, bravo! Quella signorina che è morta, che era contro di noi! La Ghiribelli, che bestia! Vieri Adriani, ecco, io le chiedo se lei riconosce in questa fotografia qualcuna delle persone con le quali si accompagnava a queste cene. Gli veniva mostrata la foto a pagina 140 e Vanni. Pucci Fernando, sì, di Monte Fidridolfi. Questo signore lo riconosce? Sì, è il Pucci, Adriani. A me non sembra Pucci. Filastò. Lui ha detto il Pucci perché sotto c'è scritto Pucci Fernando. Invece quello lì è tutt'altro che il Pucci. Adriani insisteva, ma lei lo riconosce al di là del nome che c'è scritto? Questa persona lei la riconosce? Io lo riconosco, è il Pucci. Il giudice insisteva a fargli vedere la foto e Vanni ripeteva per la quinta volta: è Pucci Fernando con questa barbona. Poi veniva mostrata a Vanni altra foto, sempre dall'avvocato Adriani. Vanni sicuro rispondeva: questo non lo conosco davvero, no, non lo conosco, sono sicuro. La foto era la numero 8, corrispondente al Narducci Francesco. Poi Vanni non riconosceva neppure lo Iacchia. Voi sapete tutti chi è lo Iacchia, naturalmente, comunque nei miei libri c'è scritto. L'avvocato Saldarelli, rappresentante dei tedeschi, mostrava di nuovo al Vanni la prima foto e Vanni ancora una volta rispondeva: gli è Fernando. All'esito dell'incidente probatorio, i PM decidevano di sentire il Vanni in data 25 gennaio 2005. A pagina 6, PM. La vengono a trovare i parenti? Sì, poi c'è il mio fratello. Canessa riprendeva il discorso dell'incidente probatorio. Si ricorda lei quando era stato in casa del Calamandrei? L'aveva ben descritta, due bagni, due salotti. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Lei ha conosciuto la moglie, la signora Ciulli, mi pare, vero? Sì, ci ha anche parlato. Sì, ci ho parlato. In casa? Diciamo, era un'amicizia, una conoscenza come col Calamandrei o col solo buonasera. Sì. Sì cosa? Adesso dobbiamo andare naturalmente alla seconda parte. Vanni risponde: sì. Si insiste: sì cosa? Di che cosa parlava con la signora Ciulli? Delle medicine. La signora Ciulli non sta in farmacia? È una domanda. La signora Ciulli stava anche in farmacia? Vendeva le medicine lei? Sì. Tuttavia, si scrive in sentenza, tale circostanza non ha trovato alcuna conferma. Io le avevo chiesto l'altra volta, prima, anche questo, ma quando c'erano queste persone che lei ha detto che andavate a trovare Calamandrei, Pacciani e il Lotti e ha detto alle volte il Pucci, poi lei è stato abbastanza dettagliato sul punto, le ho chiesto come mai andavate a casa e di cosa parlavate. Io ho perso il conto, inciso, di tutte le volte che è stata fatta questa domanda. Delle medicine. PM, capisce Vanni, andare a casa per le medicine sembra quasi inverosimile, ma lo sarà per te, in paese si faceva. Andavate in quattro per le medicine, è difficile crederla. Di che cosa parlavate? Il Pacciani era più amico di Calamandrei? Vanni, sì. Sa come si erano conosciuti il Pacciani con il Calamandrei? No, non lo so. Gliel'ha presentato lei? Sì, nel senso che lei ha presentato il Pacciani al Calamandrei? Si vuole fissare bene il punto. Vanni, il Pacciani. E come mai? Come mai? Qual era il motivo? Calamandrei cosa cercava? Perché gli presentò Pacciani? Ma che gli ho a dire io? Vede che lo sa? Lo vedo come da lei. Ormai da lei ci si conosce, Vanni. Perché gli presentò Pacciani? Calamandrei era uno, non so, forse cercava qualche donna, qualche prostituta. Non lo so. Ah, non lo sa. E il Lotti perché glielo presentò lei? Sì, e Lotti glielo presento lei? Sì, anche Lotti, anche Lotti. Ma oltre che a casa, per caso voi quattro, voi tre,
Andavate, non so, a mangiare e a bere qualcosa fuori, nei locali, il Pacciani e il Calamandrei? Sì, a mangiare. A mangiare andavate insieme? Sì. E dove andavate a mangiare? A Ponte Rotto. Veniva anche Calamandrei con voi? No. Ah, PM, ecco, lui mai. Invece la mia domanda era se vi è mai capitato di andare da qualche parte voi con Calamandrei? No. Ah, no. Lo incontravate solo in casa? Chiaro. E però capisce, noi dobbiamo cercare di capire. Ci interessa Pacciani e Lotti, non lei. Come mai Pacciani era presente? Ma erano diventati amici? Si vedevano parecchio? No. Eh? Siamo amici, cose così. Scusi, ho paura a volte che non riesce a capire le mie domande. Io domando, le chiedo. L'amicizia, se c'era un'amicizia tra Calamandrei e Pacciani, erano diventati amici? Si frequentavano? Sì, andava lì a pigliare le medicine. Ma ha detto gliel'ha presentato lei, eh? Vanni, sì. Ma fu Pacciani a chiedere di conoscere Calamandrei? O fu Calamandrei che chiese? Vanni. Vanni. O fu Calamandrei che chiese? Vanni. Calamandrei. Quindi era Calamandrei che chiese di conoscere il Pacciani. Ho capito. Calamandrei gli chiese, fammi conoscere il Pacciani, eh? Perché voleva conoscere Pacciani. Ma non lo so, non lo so il motivo. Ma come le disse voglio conoscere Pacciani perché è il Pacciani? O le disse voglio conoscere una persona così, così, così? Ho capito Calamandrei, gli chiese fammi conoscere il Pacciani. E perché voleva conoscere il Pacciani? Ma non lo so, non lo so il motivo. Ma come lo disse? Voglio conoscere Pacciani, eccetera. Ma che gli ho a dire? PM, no, me lo dica perché vede ci si arriva, eh. Cioè Calamandrei aveva bisogno di qualcuno, di conoscere qualcuno che gli serviva a qualcosa. E cosa doveva fare? A cosa gli serviva il Calamandrei conoscere il Pacciani? Vanni, ok, lo so io. PM, ma perché lei, Vanni, scelse proprio il Pacciani per questo da presentargli? Cosa cercava? Di chi aveva bisogno? Di chi aveva bisogno? Di qualcuno? Non lo so. Ma quando Calamandrei gli chiese di conoscere il Pacciani, lo conosceva già? Interviene l'altro PM, dottor Crini. Lo conosceva già lui il Pacciani? Sapeva già chi era? Vanni, ha voglia. PM, ci spieghi cosa vuol dire? Ha voglia. Perché lo conosceva già, sapeva già chi era? Ma, Canessa, com'è che lo aveva saputo? Da chi? Non lo so. Ha detto ha voglia. Non lo so. E la prima volta glielo portò lei? Sì. E dove glielo portò? Alla farmacia. E andasse anche su in casa? Sì. Eravate voi tre soli o c'era qualcun altro? No, eravamo noi soli. Insomma, Vanni, è chiaro che noi non la crediamo. Noi la crediamo quando dice che fu lui a chiedere di voler conoscere il Pacciani. Però di cosa parlavate? Ce lo deve dire! Vanni, no, non lo so mica io. Ma qua, davanti a lei, cosa gli disse il Calamandrei? Glielo portò per la prima volta, si ricorda in che epoca? Si parlava delle medicine. Ho capito. Canessa, glielo dico io, perché in questo noi non la possiamo credere. Interveniva Crini, l'altro PM. Può darsi, da dove stava lui per venire fino a San Casciano per le medicine, sembrava un pochino una storia, perché a Mercatale c'è la farmacia, quindi perché il Calamandrei le disse fammi conoscere il Pacciani? Crini di nuovo, perché se gli interessavano le medicine sarebbe stato il Pacciani a dire presentami il farmacista perché ho bisogno di sapere un po' meglio di queste medicine. E quindi perché lo voleva conoscere? Cosa gli disse a lei? C'ho da andare per la medicina, per mia moglie, i soliti discorsi? E lei quando andò da Pacciani Vanni cosa gli disse? Guarda, c'è il farmacista, c'è Calamandrei che ti vuole conoscere. Sì. PM, ma stava già a Mercatale? Sì, a Mercatale. Allora scusi, ma lei fece andare da Pacciani e dirgli vieni con me da Calamandrei? No. Come vi vedevate? Lo chiamai. Come lo chiamò? Per telefono, per telefono. Aveva il telefono? Sì, ha voglia, c'aveva il telefono. Il Pacciani in quel momento, lo vedremo dopo, quando è che avrebbe dovuto avere il telefono? Vabbè. E Pacciani gli disse: Oh, ma che vuole da me questo Calamandrei? Dice il Vanni. Disse così o disse no, no, non vengo? No, disse a codesta maniera. Però venne lo stesso? Sì, ha voglia. E poi, dopo quella prima volta, ci tornaste insieme? Sì, sempre a casa, sempre a casa. Ma era il Calamandrei che diceva: Vediamoci, portami il Pacciani, ci si vede. Sì, a codesto modo. E allora qui, cioè, bisogna che lei ci spieghi come mai Calamandrei vi voleva vedere. Perché vi chiamava? Vanni, ma che per le medicine? PM, ho capito, ma per chiamarvi cosa faceva? Telefonava Calamandrei a lei? Sì, a lei?
A me. Ah, gli telefonava e gli diceva: vieni a casa mia e porta anche il Pacciani. E il Lotti? Come avvenne? Quando è che portasse anche il Lotti? Beh, dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo portasse anche il Lotti. Chi lo decise di portare il Lotti? Boh. PM, la sento in difficoltà. Come mai? Ma è una cosa brutta? Vanni? No. PM, allora io la domanda era semplice. Chi decise di portare il Lotti dal Calamandrei? Vanni? Ma. Quindi vuol dire che se lei è in dubbio vuol dire che lo decise lei, Vanni? Ma. Lo decise lei, Vanni? Sì. Ma come mai? Ce lo spieghi meglio? Via, come portaste il Lotti una sera? Ma io che gli devo dire? Non lo so, boh, certe cose. Certe cose le capisco, però a noi invece ci interesserebbe capire come mai venne anche Lotti una sera. Il Calamandrei lo conosceva di già il Lotti o glielo presentaste voi? No, glielo presenta io. Oh, ha visto, glielo presento lei. Ma il Lotti, il Pacciani lo conosceva già a quell'epoca? Sì. Ah, andavate insieme al Ponte Rosso? Vabbè, qui Ponte Rotto. Sì. Portaste anche il Lotti? Ma io non ho capito che curiosità aveva, che cosa voleva da voi il Calamandrei. Quindi dica la verità, me lo deve far capire. Vanni, medicine. Sì, ma capisce, questo non la crediamo, ci sarà un altro motivo. Lotti ci poteva andare da sé a comprare le medicine. Perché il Calamandrei voleva voi? Ma è che lo so io? PM, le ho chiesto se per caso il Calamandrei era alla ricerca di qualche. Può capitare, era separato, aveva problemi con la moglie, cercava qualche. Voleva venire con voi a qualche prostituta, eh? Che tanto l'avete detto, andavate a prostitute. Forse voleva venire anche il Calamandrei con voi? Ma, Canessa, eh? Vanni, e che io a dire? No, se così me lo dice, Vanni. È così, Vanni? Sì. Voleva andare da qualche prostituta? E da chi? Vuol dire sì? Se no, non si capisce, Vanni, sì. E voi da chi lo portaste? A Firenze o lì? E il Vanni, a Firenze. E non ci poteva andare da solo. Perché voleva venire? Non si capisce, dice, parla a voce troppo bassa. E da chi andaste, se lo ricorda? No, non me lo ricordo ora. Crini. C'era da dire su questo, se lo ricorderà anche lei. Da chi andava, Canessa? Anche perché l'avete detto da chi andavate. Quindi se veniva anche il Calamandrei, si ricorda da chi andavate? Questa è la domanda, eh? In centro a Firenze? Vanni, sì, a Firenze. Ma la sera o la domenica e il sabato? Quando ci andavate? A settimana. E veniva anche Lotti? E andavate in macchina del Calamandrei? Sì. Di che colore? Ma una Ferrari. Ah, ma era una macchina grande? Ma lei ha detto una Ferrari tanto per dire? C'aveva una macchina proprio Ferrari? C'aveva una macchina bella. Grossa? Grossa. Ma c'aveva anche una macchina sul colore verdolino? Verde? Inciso, sapete che verde sarebbe stata una macchina del Narducci. Ce l'aveva? Ma quello non lo so. E dove andavate voi? Voi quattro e basta? No, solo noi. E chi? E guidava sempre il Calamandrei? Io la macchina non la so mandare. E andavate dalle prostitute? Ma il Calamandrei era uno che gli piaceva andare insieme? Tutti insieme nella camera prostitute? Sì, no. Ma pagava il Calamandrei? Ognuno pagava il suo? Ognuno il suo? Ah, non era nemmeno tanto generoso. Si capisce, dice il Vanni. Ma dov'era? Era sempre la stessa? Perché? Perché ce n'era una brava che vi andava bene a tutti e quattro. Sì, ce n'era una brava, sì. E chi era questa? Dove stava? A Firenze. L'aveva già belle detto, dottor Canessa. Volevo sapere chi era questa perché sa, se ci andavate doveva essere una particolarmente disponibile a fare una cosa in quattro. È così? È bella. Come si chiamava? Elena. Ah, Elena, le pare. Ma conoscevate, la conoscevate lei voi o la conosceva lui? No, non la conosceva. Ce l'avete portato voi? Sì. Lo so che non è piacevole, però è così. Ce l'avete portato voi? Da che parte della città stava? Dove la stava questa donna? Questa Quasi in centro, vicino al centro, Canessa. Vicino al Duomo? Sì, bravo, l'era il Duomo, vicino al Duomo. C'aveva una casa da sola? Lo so, è da ridere, mi fa ridere anche a me, ma io non posso. Sì, dice Vanni. Elena ha detto? Mi pare. Si ricorda il cognome? No, il cognome no. Quanti anni aveva? Ha detto che era bella, era giovane, una quarantina. Una quarantina. Perché si entra, che si deve avere.
nella cronologia. Una quarantina? Una quarantina boni, sì. Bionda o si tingeva? No, no, era bionda, era ben messa. E riusciva a tenervi tutti? A voglia. Tutti insieme? Sì. Vanni, glielo chiedo perché ci andava lei a trovarla, non si meravigli. Vanni, era una bersagliera. E in questa casa voi ci andavate di sera o di pomeriggio? Ma, allora di sera, di sera. Dopo che lui aveva chiuso la farmacia, dopo desinato. No. Dopo desinato o dopo cena? La cena. Ah, la sera al buio. È proprio. Ma quando ce l'avete portato la prima volta, l'indirizzo, come gliel'avete dato? Al Duomo, come avete trovato la casa? Voi ci andavate già? Sì. Come l'avete trovata la casa vicino al Duomo? In che epoca siamo? Lei quanti anni aveva quando questa donna aveva 40 anni? Vanni. Erano sui 37. Erano. Ah, era giovane? Quindi, diceva Canessa. Si trattava di una trentina d'anni fa? Mi sembra, su per giù. Diceva 40, mi pare, vero, gli anni della prostituta, dice Crini. E così, PM, quindi a 37 anni, se è così. È un po' di tempo, perché? E avete cambiato? Sì. E da chi siete andati dopo? Da un'altra. E da quell'altra come si chiamava? Vanni. Ce n'è tante di queste donne. Però volevo sapere, dopo l'Elena, come si chiamava quella dopo? Quella dopo? Vanni. Giuliana. Ah, quella dopo Giuliana. E com'era? Bella anche questa. E questa chi la conosceva? Come mai andaste dalla Giuliana? Come la conosceste? Ma la conosceva il Pacciani. Canessa, anche questa? Io andai con lui. E Giuliana dove stava? In che parte stava? Vanni, in via Cavour mi pare. La Giuliana a che piano? Al secondo. Vicino al Duomo o vicino a Piazza San Marco? Vicino al Duomo, vicino al Duomo. E Giuliana come si chiamava di cognome? Non me lo ricordo. Qui c'è una postilla sull'atto. Se il Vanni, quando andava da Elena e dalle altre prostitute, aveva l'età di 37 anni, essendo nato nel 27, l'anno di riferimento doveva essere il 64. All'epoca di questa spedizione, il Narducci, essendo nato nel 49, aveva 15 anni, mentre il Pacciani era ristretto in carcere. Ma ci veniva anche il Calamandrei? Veniva anche il Calamandrei dalla Giuliana? Sì, anche lui qualche volta. E l'era una bella donna anche questa, bionda. Quanti anni avrà avuto? Era più giovane della Angela. Era più giovane della Elena. Anche questa Giuliana era disposta a fare tutti e quattro? Ma quanto spendevate per andare in quattro da questa? Su per giù, una cinquantina. Per uno? Quindi voleva 200.000 lire per prendervi tutti e quattro. Ci credo. Senta una cosa, siamo tutti uomini, ma il Calamandrei in questa situazione era uno che era un attivo? C'aveva dei problemi? Che guardava e basta? No, veniva con noi. Sì, ma con la donna, voleva fare qualcosa anche lui? Sì. Ma c'era qualcun'altra dopo la Giuliana? Da chi andaste? No, poi non lo so. Lei si ricorda questa Elena e questa Giuliana. L'Elena rispetto a via Cavour, da che parte stava? Non lo so ora. Vicino vicino? Ma, Canessa. Ma il Pacciani come la conosceva? Ci andava anche con qualcun altro? Sì. Con chi ci andava? Con il Lotti. Ho capito. Il Puzzi, ce l'avete mai portato a prostitute insieme con il Calamandrei? No, lui non è mai venuto. Non sa mica che fine hanno fatto queste prostitute? No. Sa mica per caso se sono morte? No, io non credo. Poi, no, perché sa, Firenze dicevano che in quegli anni ammazzavano le prostitute. Ma non erano gli anni 64, eh? Queste due qui, quindi, erano più grandi di lei. Era più giovane lei. Più giovane? Io ero più giovane? Era il più giovane? Sì. Inciso, di tutti questi lui sarebbe stato il più vecchio. Ma quando andavate da queste c'era anche altra gente? Gli telefonavate? No, gli si telefonava, ci si sentiva. Voi quattro? In quella via Cavour? Sì, al piano secondo. Secondo, si saliva poco. Queste donne però, dice Canessa, non avrebbero, noi avremmo bisogno di capire qualcosa di più, perché noi crediamo che lei dica la verità, però capisce. Ci farebbe comodo capire chi sono per chiedergli se si ricordano. Avevano un soprannome? No. PM, no, ma mi ha detto, com'era? Bersagliera? Una bersagliera? Interviene Filastò. Nel senso, dottor Canessa, che era una bella donna, arrapata, arrabbiata. Sapeva come fare, era attrezzata. Si chiedeva a Vanni se fosse disposto ad andare a indicare la casa dell'Angela e della Giuliana in via Cavour, se fosse in grado di farlo, e Vanni acconsentiva.
A domanda del PM, se noi la volta che andiamo a vedere la casa della Giuliana la portiamo, lei ci sa indicare anche dove stava la Elena o no, Vanni? Sì. PM, erano vicine parecchio? Parecchio. L'Elena a che piano stava? Al secondo? Ah, anche la Elena? Erano vicine parecchio. E parecchio. L'Elena stava al secondo piano. PM, ma perché, scusi, il Calamandrei voleva venire con voi a prostituta? Perché non ci andava da solo? Ma, voleva venire con noi. Lo disse lui? Sì. PM, i figlioli ce li aveva? Qui si ritorna, alle stesse domande. I figlioli ce li aveva, erano piccini o erano già grandi? Erano piccini. PM, si ricorda se ha avuto sempre la stessa macchina o se cambiava macchina a volte quando siete andati? Vanni, ma io ho sempre visto la solita. Con quella rossa? PM, sicché quando facevate questi viaggetti a Firenze col farmacista, era il periodo che questi ragazzi erano ragazzini? Sì. Andavano a scuola? Cioè, che età avevano, che potevano avere? Ma ora? PM, 10 anni, 15 anni, 3 anni? Ma no, una decina d'anni. Eppure è strano che ha voluto venire con voi il Calamandrei, no? Come mai? E come lo cominciò il discorso? Vanni, come? Calamandrei, com'è che vi disse? Voglio venire con voi a prostitute? E Vanni, no, disse, vengo anch'io. La venga, gli si rispose noi. PM, Pacciani fu d'accordo subito a portare anche il Calamandrei? Sì. PM, lo propose lei, Vanni? Sì. Gli è stato chiesto in corso di incidente probatorio, e io le rifaccio così la domanda, sa se il Calamandrei frequentava un medico? Gli è stato chiesto, e io gliela rifaccio. Un medico più giovane di lui? Vanni, non lo so. PM, uno elegante, Vanni, no, non lo so. Si passava all'individuazione fotografica del Narducci. PM, se io le faccio vedere delle fotografie di una persona che tanti dicono che conosceva il Calamandrei, lei mi può solo vederle e dirmi se l'ha mai visto, eh? Mi faccia vedere chi è, dice Vanni. Sono delle foto fatte per bene, eh? Le guardi un po', sono sempre. Non c'è nomi, eh? Non c'è nomi. Vanni, questo è un uomo. Canessa, questo è un uomo. Lo credo. Ma lei, domanda Filastò, lo conosce? L'ha già visto? Sì, l'ho visto qualche volta, Canessa. L'ha visto col Calamandrei, Vanni. Col Calamandrei? Ma è giovane. Le giovane, sì. Erano amici, Canessa. Ci spieghi come mai erano amici? Vanni, ma come erano amici? Io non lo so mica come sta qua questa faccenda. E dove l'ha visto? Dove l'ha visto? A Firenze. E perché ha detto subito, appena l'ha visto questa foto, lei è un uomo? Mai, ci vuole poco a conoscere. Ma lei ha visto anche col Calamandrei che parlavano anche delle cose di cui parlavate voi? Sì, dice Vanni. Ma lo sa come si chiamava? No, il nome non lo so. Ma sembra una persona, non so, così elegante, è una persona a modo, insomma, non è un contadino, un operaio, eh? No, risponde Vanni. Lei se lo ricorda così? Eh sì. Mi dica qualche altra cosa su questa persona? Non lo so. Ma era di San Casciano o era di fuori? Di fuori, di fuori. Non era di San Casciano, e di dove era? Lo dica, di dove era? Lo diceva? Ma non lo so dire da dove viene questo giovanotto. Lei dice era un giovane più giovane di voi? Sì, era più giovane, parecchio? Era elegante? Vestiva per bene? Sì, vestito bene. Canessa, per bene vuol dire in cravatta? Il Vanni, lo credo. Quindi c'aveva anche la cravatta, era alto, era magro, era basso? Era più basso di me, un po' più basso. Attenzione, il Narducci era più alto. Ma era un ragazzo? Era un ragazzo, vestito bene. C'aveva la macchina lui? Sì, anche lui. E che macchina c'aveva? Di che colore? Non lo so, una Volkswagen verde, mi pare. Macchina tedesca? Di che colore? Verde. Verde, fa il dottor Canessa. Sì, verde. Grossa questa o piccola? No, no, grossa. Di quelle a quattro porte, per intendersi? Sì, esatto. Verdolina, com'è che ha detto? Verde? Sì. Ma lei si ricorda se questa macchina era targata a Firenze? L'ha mai visto? O era targata di fuori? Non lo so. Lei c'è mai salito? Sì. Con lui? Sì. Guidava lui? Io non la so mandare. E dove siete andati? Non si ricorda. Dove siete andati? A Firenze. Con lui? Sì. E il Calamandrei? E il Calamandrei. E anche Pacciani? C'era anche il Pacciani, sì. PM. E siete andati da una prostituta? E veniva anche questo con voi? Dottor Crimi. Vanni, quando andavate che c'era anche lui, prendevate l'auto questa verde? Vanni, sì. Lui guidava. Io mi lasciavo portare. E da chi andavate? Da quelle due o da altre? No, da queste due, dalle solite. Quindi il periodo era il medesimo. All'epoca il Narducci non poteva avere più di 15 anni. Ma questo aveva una casa anche a San Casciano, da qualche parte? Vanni, no, a San Casciano no.
PM, no, dove ce l'aveva? Non lo so, a Mercatale. Ma con voi lo portò al Calamandrei? Vanni, Calamandrei, lo conosceva lui? Sì, era amico, si davano del tu, era più giovane di tutti noi. Gli venivano mostrate le foto dell'album numero 4, tutte sempre di Narducci. Come si chiamava questo giovane? Come lo chiamavate voi? Giovanni, lo chiamavate Giovanni. Ma sa se era il vero nome? No, non lo so. Che mestiere faceva? Ma il muratore. Ah, il muratore. Però era elegante come muratore. Allora. Per oggi la PS è durata abbastanza e poi proseguiremo con le successive pagine.